La settimana scorsa i vescovi d'Italia, quindi della Conferenza Episcopale Italiana, si sono ritrovati a Roma, in Vaticano, per l'annuale incontro che viene sempre fatto nella penultima settimana di maggio. E durante la Conferenza Episcopale Italiana, per tradizione, un pomeriggio, almeno 2 orette, vengono dedicate dalla Conferenza Episcopale Piemontese per la discussione di alcuni temi che sono all'ordine del giorno. Quest'anno principalmente la nostra attenzione si è incentrata essenzialmente sulla definizione di quella che sarà la struttura che dovrà gestire le linee guida per la tutela dei minori a livello regionale e a livello diocesano. Noi, come vescovi del Piemonte, a marzo abbiamo nominato come vescovo referente per la Conferenza Episcopale Piemontese il vescovo di Alba, Monsignor Marco Brunetti, il quale ha già partecipato ad alcuni incontri a Roma e poi ci ha riferito, insomma, quelle che sono le richieste a livello nazionale che devono essere poi attuate sul nostro territorio e nelle nostre diocesi. Quindi ogni diocesi dovrà nominare un referente a livello diocesano ed eventuali altri esperti in materia per quanto riguarda sempre la tutela dei minori. E poi insieme si formerà questo consiglio regionale guidato dal vescovo Brunetti e poi naturalmente dovrà essere nominato un coordinatore che è la figura più importante, la figura chiave che dovrà tenere un po' i rapporti con tutte le diocesi. È un tema importantissimo perché proprio durante la Conferenza Episcopale Italiana, durante questi giorni che abbiamo trascorso a Roma, uno dei temi fondamentali era proprio quello di approvare le linee guida per la tutela dei minori a livello nazionale. Quindi i vescovi italiani si sono dati questo strumento importantissimo che fa seguito, ecco, un po' a tutti i documenti pontifici che si sono susseguiti per dare, come dire, risposta a questo importante e anche drammatico, diciamo, tema che ha toccato la Chiesa un po' in tante parti del mondo, in questi ultimi anni. Ecco. Quindi speriamo davvero che, questi strumenti servano a non solo a fare chiarezza, ma soprattutto a debellare e a riportare, insomma, quella serenità che è così necessaria alle nostre diocesi, ai nostri preti e anche ai nostri fedeli, che purtroppo sono stati anche turbati e sono turbati dal sentire quello che in tanti anni, negli anni passati, soprattutto in tante diocesi del mondo, si è verificato. Penso, ecco, all'America, all'Irlanda, a tante situazioni veramente negative. Speriamo davvero che questi interventi del Magistero Pontificio e questi strumenti che le varie conferenze episcopali nazionali si sono date possano davvero riuscire in questo intento.